Radio Nesti, la radio del Nesti Channel. E adesso abbiamo il piacere di avere al telefono quella che è veramente la leggenda granata, il mitico Pulici con i suoi 172 gol nel Toro e 9 nel derby. Ciao Paolino e 63 volte auguri innanzitutto per il tuo compleanno. Ti ringrazio di cuore. Grazie, ciao a tutti. È inevitabile chiederti una cosa, che abisso esiste fra i derby degli anni 70 nei quali le due squadre di Torino lottavano entrambe per lo scudetto e questo con addirittura 40 punti di distanza fra le due formazioni? Ma diciamo che forse è una cosa un po' così passata di moda, se vogliamo definirli in questa maniera. Il Toro di allora, come la Juve, erano due squadre che cercavano di far giocare possibile i loro ragazzi che avevano nel settore giovanile. Fa nel Toro c'ero io, c'era Zacca, c'era Mozzini, eravamo in tanti, nella Juve c'era Bettega, c'era Causio che arrivava anche lui dal settore giovanile. Fa cosa che adesso purtroppo non ce n'è più. Si fa fatica addirittura a trovare i nomi italiani nelle nostre squadre, eh sì. Quindi diventa un problema esagerato. Se tu potessi trasmettere una qualità, sarebbero tante, ma diciamo una del tuo Toro ai ragazzi di oggi, quale sarebbe? Guarda, me l'ha detta due ore fa un certo Eraldo Pecci. La nostra forza era che eravamo, prima di essere giocatori, eravamo tutti amici. Fa il fatto che a distanza di anni ci sentiamo e ci sembra di esserci visti l'altro ieri, dimostra il fatto che eravamo veramente molto ma molto uniti. Come compagni di scuola. Esatto, poi quando andavi in campo avevi il coraggio e la forza di aiutare il compagno, più che far bella figura personale cercavi di fare proprio il risultato per il bene della squadra e basta. Ed eccoci qua, sono 3 minuti dopo le 15, abbiamo acceso i nostri microfoni allo Stadio Olimpico di Torino, vicino a me ovviamente c'è Carlo Nesti, i vostri messaggi vi ricordo sulla pagina ufficiale di Carlo Nesti per quanto riguarda Facebook, al nostro numero di sms 320 49 117 perché la partita chiaramente la commenteremo insieme. Allora, al 320 20 49 117, risultato secco Juventus 2 Torino 0. Roberta da Palermo che ci sta ascoltando via streaming. Si mangia un gol solo davanti al portiere Vucinic e qui si vedono quelli che sono i limiti naturalmente del giocatore come bomber, pur essendo quello che ha segnato più gol nella Juve con 9 reti, il lancio era stato perfetto da parte di Pogba, Vucinic si era presentato solo davanti al portiere e con un diagonale ha spedito il pallone fuori. Allora, derby bagnato, però derby fortunato. Per chi? Non si sa, per il Toro suppongo a questo punto da parte di Marisa che ci dice così. Poi piove forte a Torino, Pirlo ingabbiato, Toro ben organizzato, Juve è spuntata con Vucinic e Marchisio, Toro Juve è dura. Ma ancora una volta Vucinic ha dei limiti notevoli come bomber, mentre adesso sta attaccando la Juventus, c'è un cross da parte di Lichtsteiner, Vucinic ancora e c'è una mischia in area di rigore, Pogba su un tiro ancora una volta fiacco da parte di Vucinic, si era trovato a un passo dalla portiere granata, adesso tra l'altro c'è un tiro di Santana e attenzione anche il Torino ha la sua grande occasione perché il Buffon, un Buffon che sembrava 25enne, è volato all'incrocio dei pali e sotto la traversa e soltanto con una parata straordinaria ha evitato il gol da parte del Toro, quindi anche il Toro ha avuto la sua occasione. Pietro Anastasi che abbiamo il piacere di avere al telefono, ciao Pietro. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Ti vorrei chiedere questo Pietro, Vucinic ancora una volta si è trovato solo davanti al portiere e ecco, hai capito dove voglio arrivare. Dovevo arrivare, lo so, cioè, un giocatore che purtroppo
è un giocatore che certe volte ha tanta classe, cioè, però certe volte ti viene voglia di prenderlo, attaccarlo al muro e dargli tante di quelle botte, ecco, da dire porca Eva, ma come fai a sbagliare quei gol lì? Uno della tua classe, uno della, che della tua esperienza, cose così, che sbagli dei gol così. Però o lo prendi così com'è, o se no, come ho detto prima, stai un sacco di botte. E tra l'altro poi oltretutto quello che colpisce del giocatore è che un po' come nella, la differenza che c'è nella scherma fra la spada e il fioretto, no? Cioè gioca splendidamente di fioretto quando fa le triangolazioni, le sponde eccetera, però poi sembra che non abbia proprio la volontà di forzare l'esecuzione quando è solo davanti alla porta, cioè sì, fa, certe esecuzioni le fa con sufficienza, non applicandosi secondo me interamente quello che sta facendo, le fa così, cioè da lui deve aspettarti tutto, cioè, io mi ricordo quel gol che ha fatto a Milano, non so se era, se era di campionato o di Coppa Italia, che si è inventato questo gol da 25 metri che ha sorpreso tutti, cioè, da lui deve aspettarti questo e altro, te l'ho detto prima, o lo prendi così com'è o se no gli dai un sacco di botte attaccandolo al muro. Scherzando logicamente, no, ma no, sì, anche se il credo che abbiamo Carlo quest'anno è quello che abbiamo dei giocatori che purtroppo lì davanti non riescono a buttarla dentro. Tu ricorderai che recentemente su un calcio di rigore Conte ha finto di esultare prendendo la botte, no? Quindi poi Bianchi, limite dell'area, si ferma, adesso Cerci costretto a temporeggiare mentre scivola Pirlo, Cerci il cross e il Torino che si mangia un gol incredibile. Era una grande occasione questa, una grandissima occasione, si dispera la formazione granata, era Jonatas che si è lanciato in spaccata sul pallone, questa era veramente una grande occasione dopo 18 anni per il Torino di pervenire al gol e mamma mia il campo pesante, certo c'è una trattenuta Carlo con la maglia, però non so se hai notato. Mi pare trattenuta di Bonucci, una trattenuta di Bonucci abbastanza evidente. Vediamo so le ripetizioni, ma molto vistosa. Sì, io vado a vedere così in tempo reale anche quelli che sono i messaggi ovviamente dei tifosi granata. Che occasione del Toro, Cerci non ci arriva, ecco, netta la trattenuta, qui iniziano a farsi sentire calcio di rigore. Adesso coi tweet sicuramente staranno arrivando molti messaggi. No. Federico Frenici dice: era calcio di rigore per il Toro, trattenuta enorme di Bonucci su Jonatas, clamoroso errore arbitrale. Io vado a leggere ancora. Allora, generoso Bonucci vede uno del Toro cadere in aria, lo aiuta a rialzarsi tenendolo per la maglia. battuta ironica naturalmente. Intanto tiro di Vidal e gol! Gol di Vidal. Il gol di Vidal. Il gol di Vidal all'85esimo. La Juventus che si porta in vantaggio e naturalmente sarà una partita che farà molto discutere per tutto quello che abbiamo detto negli ultimi minuti. Il gol da parte di Vidal, tra le altre cose Vidal è un giocatore veramente chiave nella Juve di quest'anno, perché con questo gol diventa quota 13 il giocatore che ha segnato più reti, però ripeto, sicuramente ci saranno polemiche in virtù dell'episodio precedente e io chiedo a Cristian Panzanaro, sì, se possibile, di chiamare, vediamo, tentiamo con Luigi Schifo anche per capire qual è il clima che c'è allo stadio, perché prima c'è stato un calcio di rigore reclamato dal Torino e poi adesso c'è stato il gol della formazione bianconera che mette tra l'altro in grave difficoltà la formazione granata se permanesse il vantaggio del Palermo con l'Inter per quanto riguarda la classifica. Juve in area, attenzione, Marchisio raddoppia della Juventus, ancora lui, l'uomo derby Claudio Marchisio, c'è stato la punizione di Pirlo, fonda di testa di Quagliarella e Marchisio appostato in area piccola di controbalzo ha messo sotto la traversa. Direi che la Juve chiude qui l'altra cittadina. Allora, è stato veramente gentile, nonostante la giornata, a venire al telefono. Saluto uno dei maestri della radio e della televisione italiana, Piero Chiambretti. Buon pomeriggio, benvenuto Piero, come stai? Sono qui nella pancia dello stadio e vorrei aspettare l'arbitro fino alla fine della giornata per preparargli un festino che se lo ricorda, come noi ci ricorderemo questa partita che poteva anche finire anche 5-0, ma in un'altra maniera.
Eh sì, perché in effetti nell'ultima parte della gara noi abbiamo proprio sottolineato come, ovviamente a guardare le statistiche, le cifre sul gioco, volume, prevalenza, eccetera, la Juve avesse tutti i meriti possibili e immaginabili, ma sullo 0-0 c'è stato sicuramente un rigore non visto dall'arbitro, un intervento, una trattenuta che ha impedito a Jonatas di concludere la rete da parte di Bonucci. E tra l'altro capisco che tu appunto sei allo stadio, noi abbiamo vissuto solo parzialmente allo stadio la partita, l'abbiamo vissuta qui in studio. Con parole tue, qual è il clima in questo momento da parte dei tifosi granata? Ma guarda, noi abbiamo visto dalla tribuna che uno è volato in aria, però nessuno si è accorto della gravità del fallo. Per fortuna dell'arbitro e della quiete, che già era abbastanza condizionata da una presenza di tifosi juventini superiori a quelli che solitamente sono nella zona ospiti. E quindi per fortuna la notizia del rigore è girata, ma più lentamente di quello che poteva essere. Quindi il rammarico è quello di aver perso una partita dove Juventus e Torino, vista così dalla tribuna, poteva finire in parità, e differenze tra le due squadre oggi non ce n'erano. La Juve ha giocato una prima partita, il Torino ha fatto la solita partita di rimessa cercando di non far giocare gli avversari, e perdere poi per un calcio di rigore non dato, e quindi sugli sviluppi del ritorno della Juventus, prendere il primo, poi l'espulsione, perché effettivamente il rigore ha dato un segno evidente all'andamento della partita, ma mi è sembrato che per tutta la partita l'arbitro abbia fischiato sempre a senso unico. Santara è stato menato dagli Steiner come un tamburo per 45 minuti. E io stamattina al Tutto Sport avevo fatto una battuta, perché ormai non ho più voglia di pensare che la Juventus abbia gli arbitri dalla propria parte. E difatti alla domanda chi toglieresti alla Juventus di oggi, io come battuta provocatoria avevo dichiarato l'arbitro, ma non avrei mai pensato che invece era veramente l'arbitro quello da togliere. Però Massimo, sì, tu sei veramente troppo bravo per quanto riguarda le cifre, no? Esatto. Cioè, davvero sei. Allora noi ci siamo anche un po' scocciati di questa tua bravura e ti vogliamo mettere alla prova, e tu ce lo devi consentire, perché sì, ti vogliamo fare una domanda di quelle, la domandona, veramente impossibili, perché noi crediamo che tu ce la possa fare. Esatto. La possiamo fare? Altro che, ci mancherebbe. Adesso poi quando la sentirai voglio vedere se il tuo tono di umore sarà... Io ce l'ho pronta la domanda. Mi senti, Massimo? Sì, sento bene. Allora, questa settimana, fra lunedì e sabato, gli allenatori Conte e Ventura hanno stabilito curiosamente lo stesso record personale. Su quanti gradini di scale sono saliti nei rispettivi condomini? Hai 30 secondi di tempo per rispondere. Via con il tempo. Mi mettete veramente in difficoltà. No, veramente tragica, no, la cosa. Ce la puoi fare. Pensaci bene, rifletti. 19 secondi, 18. Ok. 17. Okay. Che la difficoltà è enorme. Massimo, hai pochi secondi. Ho un'idea. Prova. Vai. Dai. Vai, di un numero. Allora. Dai. No, scusa, abbi pazienza, se non ci... Ancora un attimo, Carlo. È scaduto il tempo. Niente, è scaduto il tempo. Sono purtroppo 30 secondi. Se ne sono andati via i 30 secondi, però 325, Carlo. Quanti? 325. Ma non ce lo potevi dire prima. Scusa, era la verità. Noi peraltro ci eravamo accertati durante la partita. Ma questa l'ha azzeccata. Sì, ma perché li conta? Ma lui, perché hai aspettato? Scusami, lui c'è stato conta. Il gong, ma che peccato. Ho avuto un'incertezza perché pensavo 300, 325, e poi ho detto, ma
vincevi la t-shirt della radio ufficiale, esatto, di Radio, esatto, Veronica One. Sì. Poi, una crociera away, a spese, sì, di Carlo Nesti. Potevi venire anche a visitare gli studi, cosa che qui abbiamo l'amministratore delegato non fa vedere quasi mai a nessuno. Ti sei giocato una chance di quelle importanti. Vabbè. però per comunque hai dimostrato che la sapevi. Vabbè, senti, dai. Chiedo all'amministratore, la regaliamo lo stesso la t-shirt? Mi dice di sì. Allora, senti Massimo, la t-shirt di Radio Veronica arriva lo stesso, dai, va bene. Grazie che ti sei prestato. Grazie a voi. Ciao,